Sei du visto Francisco mio? Sono 10 anni che ne vive. Lo riceva sempre padre, quando ancora poteva ragionare e parlare. Sta guerra l'hanno vinta gli marioli chiuzzuzzi e vigliacca, che prima hanno portato la miseria e mo vanno campancoppa gli pazienti. Tanto non lo capiva queste cose, ma mo che sono vedova, mo lo capisco quello che voleva dire. Io mi chiamo Nanninella di Lucampo, perché quando sono nata padre mi faticava a una terra che si chiamava Lucampo. A Lucampo non si campa. Era una ritta che ancora oggi va per la maggiore. Era una terra da strappare, una terra pazza, che prima era di magna e poi, quando se l'era tutta di signore, era diventata padrona e teneva fatica il campo. Teneva fatica per ci togliere chi più poca e chi più poca se gli fregava il padrone. Padre non era buono a faticare la terra. Prima faticava una fabbrica roscia, ma poi la fabbrica l'hanno chiusa e i giovani se ne erano niti e gli vecchi se morivano al fame e qualcuno che si ingegnava a faticare la terra. Ma non era terra buona fatiatoria il campo, no. Il padrone c'era prima tutta la lena per la selva, poi c'era fatto pascia la grappa e quando le grappe si erano volate in tutto, c'era messo fatima a faticare. Bella fregatura che gli era rata. Le siete capite, no, che sono nata miserabile e miserabile sono rimasta, ma non mi voglio lagnare. Se lagna solamente chi vuol fregare i pazienti. Sono rimasta vedova e quando marito mi sono muretta accisero fatica. A me mi rettero due settimane la fatica e se tenettero pure qualche centesimo sicuramente. Tenevo due figli d'anno piccerini. Francesca teneva 8 anni. A qua con manna la trusca. E una povera vedova come a me, che non tenne nessuno. Cioè, potevano pensare solamente per la frega peggio. Lo sanno che sono vedova. Tenevo due frati e non si sa che fine hanno fatto. E padre mi ingoppa una seggia, che non capiva più niente e non parlava più. Si è presentato New York, di un segretario comunale. Insegna uno che mi chiamano Gnoro Ciro. Venettere e portettere che cosa era mangiare, come una lemosina. E cominciettero a parlare di una fabbrica in Francia che era rossa e che Francesca mia, che teneva 8 anni, con quella manuccella piccola, poteva insegnare un mestiere buono e che ci pensavano loro e che gli pagavano buona e che mi potevano mandare pure che soldi a me e che gli viaggi gli avessero pagati loro e insomma mi hanno inettato talmente tanto le cervelle che io non so ci manchi. Mi ha presentato due carte, io sono analfabeta, firmetto con una croce. Ma l'assetto una settimana la fatica e si portate a Francesca. Non li ho più visti, sono 10 anni che non sa più niente di esso. Che cruno che era tornato da questa fabbrica,
era talmente tisica e non voleva manco parlare che gli era successo. Ma nessuno si ricordava di Francesca, nessuno gli conosceva. Il segretario comunale se niente, si piglietta la terra e mostra a fare il signore chissà dove. E figlio nuovo diceva che io non sapeva niente di tutto questo. Il signore Ciro va tutti gli anni per la festa negli paesi. Fa gli minori, va gli bar, pagrabeva tutto quanto. A me rende che gli bar non mi ci fanno manco tra sì. E quando mi vede per la via, fa finta che non mi conosce. Passa là da via. Però mettono un sacco di soldi, una frega di soldi per la festa del mio padrone. Perché se pensa che con la farina del mio diavolo si può cattare pure il mio paterno. Porta pure gli usanti in processione. E certo, ma portamo per la via, per la piazza, quando gli verranno tutto quanto. Prende gli vicoli, no? Non gli porta gli usanti. E che sa, la trosca è fatta così, con la farina rigliuriata. Paga gli upadaterna e può pregare pure gli santi. Oh, Francesca mio, perdonami.